Fico nasce da un'idea unica, un'idea veramente particolare e vincente, il fatto di riuscire a racchiudere in un unico ambiente tantissime funzioni diverse che però diano la possibilità alle persone che entrano all'interno di questo grande contenitore di vivere un'esperienza veramente particolare. Il mio apporto di uno specialista legato all'ambiente della ristorazione e della vendita è quella di cercare di dare alla funzione un'importanza prevalente su quella che è l'estetica dell'edificio. Ci sono degli interventi necessari, cioè quelli di utilizzare dei materiali prettamente tecnici, come ad esempio l'acciaio, per la parte operativa, e degli altri materiali, come ad esempio il legno, per rendere tutto più omogeneo e morbido, in modo da dare una sensazione comunque di legame con la natura e la tecnica. Il nostro filo conduttore rimane il percorso centrale, cioè il percorso centrale attraversa tutto l'edificio facendo vedere a sinistra e a destra i 40 laboratori con i loro relativi spazi, ma la cosa più interessante, all'esterno dell'edificio abbiamo di fatto tolto del cemento, dell'asfalto, per creare dei veri e propri campi. In questi campi ci saranno delle vere e proprie produzioni di tutte le filiere. Fico sicuramente è un'opera unica e a me è stata data questa grandissima opportunità di toccare con mano diversi ambiti della specificità della mia professione, e quindi sono passato da capire alcuni processi produttivi a determinare gli spazi per gli animali, come ad esempio quello che magari normalmente è più facile, quello della gestione degli spazi di vendita. Credo che questo sia un progetto molto sfidante, e il fatto di racchiudere sotto un unico ambiente tutte queste funzioni che vanno dalla didattica alla produzione alla cultura sia una di quelle cose che mi rende veramente onorato di far parte di un team che sta portando avanti lo sviluppo e la futura apertura di questo grandissimo parco.